Continua il mercato dell'Olympic Rossanese. Siamo qui nella sede dello Stefano Rizzo e presentiamo due giovani calciatori che quest'anno suderanno con la maglia bizantina. Alla mia destra Attadia e alla mia sinistra Tedesco. Ora andiamo a conoscerli meglio, anche se gli appassionati di calcio sicuramente hanno già capito di quali calciatori stiamo parlando. Allora, ex rossanese Antonio Attadia, classe 2000, comincia questa nuova avventura. Credo che tu sia molto contento di poter giocare quest'anno allo Stefano Rizzo con questa squadra che è nel massimo campionato regionale. Sì, sono molto contento di affrontare questa nuova avventura e spero il meglio sia dalla squadra che anche personalmente. Quest'anno la Rossanese è tornata, l'anno scorso 2 anni fa, tanti derby, tu hai giocato anche nell'altra squadra, ma adesso senza parlare di una società o dell'altra, sicuramente quanto è importante il calcio a Rossano per un ragazzo nato a Rossano appassionato del gioco del pallone? Veramente ho sempre avuto il sogno di giocare con Stefano Rizzi, mi devo cacciare proprio lo sfizio. L'anno scorso non ho potuto avere la possibilità perché il campo era in costruzione, ma quest'anno spero che sia vero. In quale parte del campo preferisci giocare? Centrocampo. Allora, questo è, insomma, speriamo comunque di vederti magari sfoderare ottime prestazioni. Questo si augurano tutti i giocatori della Brigata Bizantina, un 2000 di Rossano, quindi un grosso in bocca al lupo a te. Parliamo con Tommaso Tedesco, un calciatore che ha già una discreta carriera alle spalle, tante piazze. Sei però solo un 98, quindi ancora hai una bella carriera davanti. Io ti auguro il meglio. Allora, vogliamo anche parlare di quelli che sono stati i tuoi trascorsi e come mai ti sei trovato adesso quest'anno ad accettare la scommessa olimpica. Io sono stato da quando ero più piccolo, 3 anni alla Regina e poi quando è fallito sono andato a Udine a fare la primavera. Poi ho avuto un po' di esperienza in Serie D, però ora con questa società e questa squadra rossa non spero di dare il meglio. Allora, si parla di un giocatore, effettivamente sei stato fuori, ma un giocatore comunque molto tecnico, un giocatore che speriamo possa far divertire i tanti appassionati di calcio, non solo i tifosi dell'Olympic. Essere di Rossano comunque è un valore aggiunto. Io vedo che c'è molta ansia già di cominciare questa stagione, perché si torna in eccellenza, poi questa sede parla da sola, anche solo vedendo le squadre dei Gagliardetti, le squadre che sono state qui. Anche se tu comunque hai un'esperienza, diciamo, in squadre professionistiche. E beh, ovviamente giocare per la propria città è sempre un onore ed è bellissimo fare parte di questa squadra. Spero di dare il meglio. Altre squadre ti hanno cercato, questo lo possiamo dire anche perché la dirigenza mi ha detto ormai lo puoi dire visto che ha firmato, però obiettivamente speriamo che tu possa dare il meglio con la squadra della tua città. C'è un compagno di squadra che hai avuto in questi anni, un ricordo, una partita particolare, uno stadio che ti è rimasto più impresso, visto comunque il tuo girovagare per tutta l'Italia? Vabbè, lo stadio che mi è rimasto più impresso è sempre stato quello di Udine. Ci sono diversi compagni che però purtroppo nessuno ora quest'anno giocherà con me qui a Rossano. Allora, noi facciamo un grosso in bocca al lupo anche a te. Abbiamo presentato due giovani che faranno parte dell'Olympic Rossanese, Attadia e Tedesco. Grazie per la cortesa attenzione, appassionati di calcio. A risentirci per le prossime.